Benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Lele e oggi celebriamo una figura ancora in attività, Hank Mervyn, chitarrista occhialuto degli Shadows, con la musica strumentale della sua band ha cambiato, se vogliamo, il mondo. Per certi versi, forse persino più di grandi come Elvis, che certamente vanno celebrati per quello che sono, ma per il suono chitarristico gli Shadows sono stati fondamentali per tutte le formazioni degli anni 60. Tutti sono debitori, chitarristi inglesi soprattutto, verso la figura di Mervyn e degli Shadows. Beh, ricordiamo soprattutto il grande successo del 60 Apache, George Harrison, Eric Clapton, tutti i grandi chitarristi di quella stagione si sono rifatti al loro suono, al suono degli Shadows. Molte formazioni hanno cominciato negli anni 60 a suonare proprio ispirandosi alla musica degli Shadows prima ancora che quella dei Beatles. Certo, i Beatles poi saranno importantissimi per il suono e per la struttura delle canzoni che verranno prodotte da lì in avanti, ma Hank Mervyn ha con il suo suono regalato davvero atmosfere grandi. Se pensiamo a tutto quello che è stato il suono delle colonne sonore dei western all'italiano, molto devono appunto alla musica degli Shadows. 35 album pubblicati nell'arco della loro lunga carriera tra momentanee sospensioni delle attività e nuovi sogni e nuovi percorsi che Hank Mervyn ha portato e porta ancora in giro per il mondo. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale della Locomotiva per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi delle pillole di Lele.